Ehi la ciurma, io sono Matteo Tess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, torniamo da Thorfinn e parliamo del nome della nave. E poi dobbiamo andare di nuovo fin giù alle paludi. Allora, che nome le diamo? Drekkie, va bene, dai, Drekkie. Fine? Fine della longship, ok. Quindi allora adesso dobbiamo andare giù di nuovo a Ribe o comunque nelle pianure, cioè nelle paludi. Allora. C'è un uomo nascosto tra gli alberi. Sembra che abbia qualcosa che lo preoccupi ed è grosso sul terreno. Osserva. Mette un palo in alto, poi capiamo cosa sta succedendo. Sta cercando di mettere una testa di cavallo appesa a un palo. È un incarico molto pesante. Chiunque sia, gli hanno fatto un gran danno. È pieno di sangue. E ha una faccia molto determinata. Lasciami il mio lavoro. Cosa stai facendo? Questo è un Nidpol, è una maledizione molto potente. Annuisce. Eigrimr mi ha portato via un amico. Troppo presto. E senza che ci fosse del danno o del colpa. Ha rifiutato un duello, quindi sto mettendo questo Nidpol contro di lui per la sua codardia. Ok, va bene, ciao, non me ne frega un Kaiser. No, non è vero che non me ne frega un Kaiser, ma quasi. Siamo a metà del coso, porca miseria. Allora, entriamo nell'accampamento, che non era occupato, vero? Non ho fatto caso. Spero di no. No, ok. Allora, mettiamo carne a tutti, please. Se possibile, se ne abbiamo. Allora, Roskva non può conservare niente, per cui. Aedis non può mettere nulla. Cucina che ha il rank 3. C'è qualche scout? No, lei forse va scout, vero? Sì. Però quelli che sono liberi sono lei e l'altra. Lei non può fare nulla. Non abbiamo erbe. C'è un'erba abbiamo, vabbè. Puoi pulire tu, ma non cambia un Kaiser, perché tanto anche lei ha un sacco di tempo libero. Nulla. Una medicina della carne ne abbiamo trovata un po'. Più 3 di carne, ottimo. Meno 2 di razioni. Perché non avevamo abbastanza carne. Più 1 di medicina. Ok. Stiamo consumando anche parecchie razioni. Non mi piace questo. Qua c'era poco cibo, effettivamente. Però ne abbiamo trovato di cibo. Non è che. Riusciamo ad arrivare fino a Ribe prima di. Essere stanchi morti, sì, direi di sì. Oppure qua. 9 ore, 10 ore, 4 ore. Andiamo fino a Ribe, dai. E se andassimo invece fino alle Marsh, dobbiamo passare per forza per Ribe. E ci vogliono 16 ore. Se noi ci accampassimo qua invece,
Andiamo fin là, dai. E che non mi è chiaro quando devi dormire, quando si affaticano, boh. E vediamo sta roba dei tizi strani, dei mostri con i falò e le cose, boh, che non si capiscono. Allora, dov'è che era? Dobbiamo tornare alla casetta qua. Ok, che perché abbiamo sempre tutta la mappa girata strana? Non so dirlo io. Cioè noi stiamo tipo salendo. Boh. Sì che so io, si capisce niente. Allora, abbiamo deciso quindi che aspettiamo fino a mezzanotte e vediamo cosa succede. Appena dopo la notte che scende. Dall'oscurità tre ombre emergono. Sono innaturalmente larghe. E hanno delle forme molto strane. Dei giganti. Giganti! Guarda questo, fratello. Della piccola gente intorno al fuoco. Persi nella foresta in una notte oscura. Secondo me non sono loro, cioè può essere, ma non lo so. Cioè prima diamo loro una possibilità. È possibile che fossero quelle di scuole che facevano sparire la gente. Farei questo, Oxael. È parecchio freddo stanotte, possiamo condividere il vostro fuoco? Ok, poi. È così facile quando vengono direttamente a noi. Dai ragazzi, facciamoli sentire benvenuti. Mi sa che sono cattivi. Infatti. E qua sarà un bel casino. Allora. Direi, tu stai qua. Tu Roskva, mettiti qua dietro. Tu passa qua. Please, tu stai qui. Tu mettiti qua davanti. E qualcos'altro che possiamo fare? Mi sa di no. Solo posizionamento tattico. Aia! Mi ha stunnato. Mi farà un fracco di danno. Ah! Me la secca? No, infatti neanch'io pensavo che crepassi in un turno solo. Quello fa tutto il giro, aia. Con un quick shot quanto fai? 66. No, come hai fatto a mancarlo? Avevi il 72%.
Abbiamo già uno in meno, porca pupatta. Mi muoverei qua più che altro per evitare che mi flanchino. Aia! Mi ti tirano giù anche me adesso? Sì. Come faccio a seccarli? Me ne hanno tirati giù e due in due turni. Quick shot, riesci a tirarne giù uno? 72, questo è 72, ma è... Come non riesci a seccarlo? Dai! Vai tu, Roskva, non so cosa dire. Cioè, adesso ci crepa Roskva, però. Faccio un charge qua, mi prendo l'attacco d'opportunità suo. Ok. E mo basta, direi. Mi ha stunnato. Aia. Ma quello si è mosso semplicemente in là. Allora forse abbiamo qualche possibilità. 72. Aspetta, facciamo... no, ma... lo manca, ci avrei scommesso. Vai sul cane, va. Ok. Tu Roscoe, il cane riesce a seccarlo? No, manco per... nulla. Però quello è andato, questo ci resta secco probabilmente. Il poison conta come attacco. Ma vai così sul cane direttamente, easy peasy. Sopravviviamo, ma prenderemo un sacco di danni. Si è riparato lo scudo, però noi adesso possiamo usare quello che gli toglie lo scudo. Così, mi auguro che tu col quick shot... O l'altro comunque riusciamo a tirarlo giù. Sì. Ci sta. Sì, lei lo uccide. Questo va giù. Adesso quanti. Qualche ferita grave ci siamo presi? Fortissima, di sicuro siamo stati giù tutto il tempo. Ah no, io moderata, ok. Deve andare davvero male. Allora. Update dei mostri nei marsh. Ok,
Allora entrerei in casa a sto punto, scusatemi, tanto sono morti tutti, pigliamo tutto. Cioè, erano loro alla fine. No, quello non possiamo prendere, gli ho detto di non raccogliere la roba. Nel tutto valuable della polvere, perché? No, non posso più, vabbè. Nulla. Torniamo a Rive e abbiamo concluso tutto nelle paludi, mi sa. Ci rimane questo che non possiamo farlo. Tomba, abbiamo deciso di non farlo. I ratti. Ok. Quindi dobbiamo per forza tornare a Rive. Diamocene, qua abbiamo già preso parecchie pizze in faccia. Non voglio prenderne altre. Ho dato loro una possibilità, di salvare 6 giganti, ma niente. Erano proprio appassionati delle pizze in faccia, anche loro, per cui... Cos'è che ha? Ha fame? Perché ha fame? Vorrei un po' che non siamo fermati. Ok, può essere. Allora, andiamo qua. E adesso che siamo a Ribe, parliamo con la tizia. Picchiamo i ratti. Ma forse picchiamo i ratti al prossimo episodio, perché sono già passati 17 minuti. Allora, ok. Togliarle qua. Buono. Allora, Ragnhildr. Allora. Ah, oh, questo. Ci sono degli orfani che stanno... Ok. I Wraith. Sì, sembra che li chiamino in questo modo. Sono i figli degli uomini e delle donne che sono morti nella battaglia di Bravellir. Combattendo contro Sigurd Ringr. Abbiamo provato di prenderci cura di loro, ma... troppi orfani per gestirli. C'è qualche edificio vacante in cui possiamo muoverli? Apprezzo il sentimento, ma i ratti sono un problema e stanno rubando dai mercanti. Vabbè. Non voglio che i miei uomini vadano contro di loro perché sento una qualche sorta di responsabilità per la loro vita, ma metterli altrove non sarebbe possibile. Quindi decido semplicemente di ignorarli. Questa è stata la mia scelta finora. Sì, se hai una soluzione migliore, sei benvenuto di metterla in campo, insomma. Cercherò una soluzione pacifica. Se lo trovi, sarebbe davvero molto rispettabile. Ok, però le paludi sono salve, sono a posto adesso. Dei giganti pazzi da Utgard, li abbiamo uccisi e la battaglia è stata degna di nota. È un po' perplessa, sono sicura che lo è stata. In ogni caso, hai fatto un gran servizio a Ribe, grazie figlio di Meginbjorn. Come promesso, ecco il tuo, la tua ricompensa. 1000 valuable, oh grazie. Se hai bisogno del mio consiglio, la mia porta è sempre aperta. Ok, ma... Non abbiamo più niente da condividere con lei. Sono passati 20 minuti, per cui direi che concludiamo. Al prossimo episodio cercheremo di risolvere il discorso dei ratti e adesso dovremmo poter parlare con i suoi servi per prendere un po' di...
mercenari da portarci dall'altra parte del mare, immagino. E che non abbiamo tanti soldi in questo momento. Non abbiamo neanche medicine. Ma in tutto questo noi possiamo potenziare della roba? Possiamo potenziare questo, ci dà più 4 potere più 75 valuable a settimana. Oppure questo, più 6 prosperità. More 4 razioni a settimana, 8 razioni, 12 razioni. Oppure erbe. Hide o salvage. Questo è tutto prosperity. Più 4 power, più 8 power, più 6 power. Questo sono prosperity, prosperity, power, power. Quanto ci costa fare la cosa delle erbe? Quanto di legno e 5 hides. Si può fare, dai. Più prosperità. Più andiamo così. Ah, quanti schiavi? Ci metterà 3 giorni. Va bene, dai, ottimo. Va bene, detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!